Eder. Mech. Pallister. Il giorno della riesumazione. Quello era un momento di grande intimità, di grande dolore. Dopo 2 anni veniva riesumata la salma della donna con la quale ho condiviso 32 anni della mia vita e nessuno aveva il diritto di rovinare quella circostanza, di venire lì a cercare visibilità. Io non mi preoccupo per quello che dicono di me, per i sospetti che ancora alcune persone continuano ad alimentare, ma ci tengo a tutelare la figura di Liliana e, se sarà il caso, ricorrerò anche alle vie legali. Per esibizionismo, Sterpin ha riferito dettagli che nessuno gli aveva chiesto, che io metto anche in dubbio, ma che comunque era inutile fornire e che vanno a restituire di Liliana un'immagine lontana da quella che era la realtà. Ha raccontato di incontri in soffitte, cantine e furgoni di bagni in vasche idromassaggio, di Lily che si sedeva sulle sue ginocchia e persino ha detto che lei era come una carota. Tutti elementi che nulla hanno aggiunto alle indagini e che, anche se fossero veri, a Liliana non avrebbe mai fatto piacere venissero spiattellati in tutte le trasmissioni televisive. Mia moglie era una persona riservata, di buon gusto, che si sarebbe vergognata di ascoltare simili parole. Quindi chi si vanta raccontando dettagli pruriginosi semplicemente non aveva capito nulla di Lily e denigra la sua figura. Mi è stato riferito che all'interno della bara, ora che si è proceduto con un nuovo esame autoptico, il corpo è stato trovato dentro il sacco mortuario e sul fondo della cassa c'erano uno straccio. Un pezzo di cartone, del materiale di plastica. Perché questa trascuratezza? Se la perizia medico-legale dovesse stabilire con assoluta certezza la data in cui è morta Liliana Resinovic, non mi stupirei se, anche a distanza di 2 anni e mezzo o 3 dal fatto, dovesse uscire fuori qualche testimone che racconterà di aver visto proprio quel giorno che uccideva la signora Resinovic al boschetto. Oramai, in questa lunga e triste vicenda, mi aspetto di... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!